Buona giornata a tutti e grazie per essere in ascolto. Io sono Claudio Simeoni che come ogni giovedì conduce a trasmissione magia, stregoneria e paganesimo. E oggi continueremo il nostro discorso sul crogiolo del male. Ricordo, io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Queste trasmissioni ormai ci stiamo avviando verso la fine del Crogiolo del Male e il Crogiolo Stregone ai quattro canti del mondo. La trasmissione di oggi è la penultima del Crogiolo del Male e la prossima, in linea di massima, è l'ultima del Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. Oggi per il Crogiolo, ormai tutti sanno che cos'è il Crogiolo dello Stregone, l'ho detto ogni trasmissione, non c'è necessità di ripeterlo ancora. Anche perché la trasmissione di oggi è estremamente densa di tantissime cose, proprio perché è densa di moltissime cose, prenderò telefonate abbastanza tardi, penso dopo le ore 16, comunque vedremo un attimo come andrà. E il problema è che il sognare è abbastanza lungo come pezzo e vorrei leggerlo tutto quanto per radio, e subito dopo il sognare ci sono delle notizie di stampa che sono di un'importanza incredibile. Cioè, c'è una sentenza della Corte di Cassazione che equivale alle stesse sentenze che nel 1600-1700 bloccarono la caccia alle streghe in Francia, tanto per essere chiari. E oltre a una serie di altre notizie sempre importantissime. Ebbene. Allora, cominciamo con il sognare il crogiolo del male. Le telefonate le prenderò un po' tardi, comunque il telefono è sempre libero e chiunque gli va di telefonare per insultare è sempre ben accettato. Il sognare nel crogiolo del male. Piegare il sognare alla ragione. Il sognare come momento di espressione delle tensioni che si sviluppano nel quotidiano, l'interpretazione dei sogni. Prima dell'arrivo del cristianesimo, il sognare era considerato un sistema attraverso il quale il divino circostante comunicava con l'individuo mandandogli dei messaggi. Nel sogno, gli dèi comunicavano con gli esseri umani. Anche dal punto di vista biblico, il sogno è il modo con cui chi costruisce l'orrore afferma di ricevere messaggi dal proprio Dio padrone o dai suoi messaggeri. Il sogno altro non è che un momento di percezione alterata, è un momento in cui si manifestano sotto forma di immagini, assestamenti fisiologici del corpo e dello stato mentale. È un momento in cui la percezione non è più imbrigliata entro le rigide regole della ragione e può esprimere cose e sensazioni diverse. È il momento in cui i freni inibitori si allentano e si può raffigurare espressioni della libido. Tutto questo è il sogno nei limiti imposti dalla ragione. Nulla più di questo può essere il sogno. Diventa diverso quando al sogno, come espressione fisiologica dell'individuo, si somma la sua volontà e la sua determinazione. Quando l'individuo decide di fare del sogno un momento di espressione di se stesso. Le cose allora cambiano. Pur rimanendo il sogno quanto è detto, nello stesso tempo diventa elemento attraverso il quale il corpo luminoso in crescita esprime se stesso senza interferire nel quotidiano che resta il dominio della descrizione della ragione. Il sogno è il momento in cui il sentire, per quanto sviluppato del corpo luminoso, esprime la propria visione del mondo, le proprie sensazioni, le tappe del proprio sviluppo. Quando scrissi il libro dell'Anticristo, ero convinto che il sognare fosse espressione del corpo luminoso, che nel sognare si sviluppava e nel sognare cresceva. Non è vero. Fu un abbaglio. La descrizione del corpo di sogno si ha nella vita quotidiana, nelle varie decisioni che si prendono, nelle scelte che si fanno e nei mezzi che si adottano per affrontarla. Nel sognare si ha la presa di coscienza della ragione, dell'esistenza di un qualche cosa che lei non conosce e il sognare stesso costituisce mediazione fra l'espressione di crescita del corpo luminoso e la descrizione della ragione, dove non tutto il sognare viene ricordato in quanto la ragione non è in grado di sopportare ricordi troppo diversi da quanto lei è in grado di descrivere. La ragione non è in grado di concepire l'oggetto in sé e tantomeno di vedere il mondo attraverso gli occhi di un oggetto in sé, che non sia lei stessa. Il non ricordo della ragione è un momento di difesa della ragione stessa nei confronti di rappresentazioni del corpo luminoso
troppo diverse da quanto lei è in grado di descrivere. Un conto è forzare i limiti della ragione ed espandendoli, e un conto saltare su piani diversi della percezione, che equivarrebbe a dover costruire delle ragioni diverse con le quali descrivere e affrontare il mondo. Si racconta una favola nella quale un re litigò con una strega, e questa, per vendicarsi, gettò del veleno dentro il pozzo dove prendeva acqua per bere gli abitanti di quel paese. Tutti, meno il re, bevvero l'acqua e impazzirono. Gli abitanti, accorgendosi che il re si comportava in maniera strana, cominciarono ad affermare che il re era diventato matto. Non obbedivano più agli ordini, in quanto erano ordini di un folle. Accortosi di quanto era successo, il re andò al pozzo e beve l'acqua impazzendo a sua volta. Così l'intero paese acclamò il re, che finalmente aveva ritrovato il senno. Saltare di piano descrittivo implica questo: ogni piano rispetto a un altro è follia. Così il sogno può entrare in relazione con la descrizione della ragione solo quando è in grado di usare gli elementi descrittivi della ragione per esprimersi. Si esprime sempre con gli elementi della ragione quando ci sono degli adattamenti fisiologici, quando si scarica la libido più o meno repressa, quando le tensioni accumulate nel quotidiano tendono a sciogliersi. Si esprime ancora con elementi della ragione quando il corpo luminoso in formazione mostra aspetti diversi della quotidianità alla ragione, aspetti che a lei sfuggivano. Si esprime ancora con elementi della ragione quando, a stati d'animo suscitati nel quotidiano, il corpo luminoso trasmette stati d'animo diversi in quanto legati ad aspetti che la ragione non contemplava. Si esprime ancora con elementi della ragione quando la crescita espressiva del corpo luminoso tenta di interagire con la ragione. Si esprime ancora con elementi della ragione anche se spostati di intensità, consistenza e piano, quando il corpo luminoso riesce ad agire indipendentemente dal corpo fisico, ma sempre sul piano del quotidiano, spostarsi di luogo. Tutto questo è sognare legato alla ragione. Dopodiché abbiamo le forzature, dove gli elementi della percezione del corpo luminoso giungono sì alla ragione, ma questa li veste di immagini proprie e di significato proprio. In altre parole, quanto trasmette il corpo luminoso viene reinterpretato dalla ragione, sicché il suo significato è talmente fuori dal senso della ragione che questa non sa che farsene, e lo stesso individuo si trova in difficoltà ad usarlo nel quotidiano. Questo avviene quando il corpo luminoso assume una propria indipendenza interpretativa dei fenomeni che incontra e diventa sufficientemente forte da, fa da far passare elementi che la ragione non è in grado di controllare. Di questo parleremo più diffusamente nel Crogiolo dello Stregone e Quattro Canti del Mondo. In realtà, nel Crogiolo dello Stregone e Quattro Canti del Mondo non è stato inserito, come si voleva all'inizio, il sognare. Perché? Perché il sognare è arte di relazione del singolo soggetto umano, cioè solo l'essere umano ha necessità di usare il sognare per raggiungere stati di percezione diversa. L'organizzazione di esseri della natura appartiene a stati organizzativi dove non è necessaria l'uso del sognare, anche se la maggior parte degli animali, la maggior parte delle piante, altera stati percettivi proprio per raggiungere piani che noi raggiungiamo col sognare. Per ora basta sapere che praticare il sognare ci rende consapevoli di aspetti diversi dell'oggettività, ci insegna a sospendere il giudizio, ci permette di praticare la follia controllata, ci permette di imparare a praticare l'agguato, ci permette di occultare il nostro fare e ci permette di far evadere la nostra percezione da una cella di una galera. Per il momento, a parte le droghe allucinogene e le droghe in generale che finiscono sempre per storpiare il sognare, in quanto alterando la percezione rendono l'individuo dipendente da questa e sconfitto, non esiste nessun mezzo per intervenire sul sognare salvo la tortura fisica. E anche questa non sempre agli effetti desiderati dal torturatore. Bloccare il sognare si è reso necessario per il controllo che i monoteisti hanno esercitato sugli esseri umani. Il sogno nell'antichità era un modo per avere messaggi del Dio, dei suoi profeti o degli dei. Se i sogni erano un patrimonio comune degli esseri umani, ogni essere umano poteva entrare in contatto con la divinità, col Dio o con gli dei ed annunciare dei messaggi che avrebbero potuto mettere in crisi la gestione di ogni comando sociale.
nel crogiolo del male, osserviamo due direttrici fondamentali che vanno a distruggere il sognare: la repressione sessuale e la repressione fisica nel quotidiano. Reprimere la sessualità nei bambini è arte per distruggere il sognare, oltre che la vita dei singoli individui. Il sognare sarà tutto impegnato a compensare la distruzione e la soddisfazione della libido e non avrà spazio per altre cose. Inoltre, la repressione della sessualità è accompagnata dal terrore del demonio che i cattolici istigano con una violenza e sistematicità che non ha precedenti nella storia dei bambini, sicché ogni volta che la libido si esprime e esprime questo, avviene all'interno di immagini e di espressioni di terrore e di sensi di colpa. Inoltre, la fatica del lavoro come distruzione del divenire dell'individuo. Poche espressioni nella storia dell'umanità sono più vili, sporche e squallide della regola benedettina, ora et labora. La distruzione della vita degli individui è sistematica. Basti pensare che la quantità di lavoro necessario per avere quanto le serve per vivere ad una donna del 1600-1700 in Europa era di 16 ore di lavoro contro le meno di 2 ore di un'aborigena australiana. L'orrore cattolico ha dovuto distruggere e macellare gli aborigeni australiani perché non facevano abbastanza fatica per vivere e potevano permettersi di praticare la magia della vita e del sognare. Il crogiolo del male non è in grado di agire nella percezione alterata, ma deve agire nel quotidiano per costruire dei fantasmi affinché la percezione alterata non sia in grado di esprimersi. L'attacco del crogiolo del male è concentrato sulla repressione della sessualità e sulla gestione soggettiva della quotidianità. Le grandi lotte sociali che hanno portato alla liberazione sessuale e quelle che hanno ridotto il tempo per il lavoro necessario, altro non sono state che lotte per sviluppare la possibilità di espressione e crescita del corpo luminoso dentro l'essere umano, la riconquista del proprio potere di essere in contrapposizione al potere di avere che ne bloccava o quantomeno limitava l'espressione. Ricordiamo sempre come il crogiolo del male concentri la propria azione coercitiva nei confronti dei bambini, in quanto questi sono ideologicamente e culturalmente diversi davanti alle sue proposte. I bambini sanno quanto gli viene proposto, ma non sono in grado di collocare la proposta nella situazione in cui vivono e proiettarne gli effetti nella sequenza dei mutamenti. Inoltre, non hanno gli strumenti per discriminare. I bambini sono il soggetto preferito di chi mescola il crogiolo del male per distruggere il divenire degli individui. Parlando del letto, del dormire, delle tensioni, del corpo, Armanda Guiducci, nel suo libro La mela e il serpente, ci racconta: estratta col forbice del linguaggio dal suo terribile isolamento, questa scena acquista un senso se la immetto all'interno, nell'intero sistema della mia conoscenza. Allora, come un gettone in un jukebox, promulga un suono, due ali di cartone, la cui seduzione fu tale da riuscire incancellabile. Mi convincono che il laccio di un'educazione cattolica fu gettato alla mia gola ancora prima che avessi una minima padronanza di me stessa. Ecco da dove mi venivano sicurezza, orgoglio della verginità. Ragazzina, giacevo nel letto buio, le gambe ermeticamente chiuse, le gambe allineate lungo i fianchi. Dio mi vedeva composta ed io godevo di questa compostezza di cui Dio stesso godeva. E entrambi ci rallegravamo di tanta virtù. E ancora, mentre giacevo nel letto composta come una bara, avevo voglia di toccarmi. Il mio corpo in realtà mi incuriosiva, ma raramente cedetti a questa tentazione. Esisteva inoltre la faccia dell'angelo custode. Quando avvenne, fu sempre con un senso di colpa. Mai osai masturbarmi. Il cattolicesimo ha trasformato la sessualità in un delitto con feroci sensi di colpa, ha costruito comportamenti fobici come risposte soggettive alla repressione sessuale, al suo tentativo di distruggere il divenire degli individui. Così il sesso come arte magica attraverso il quale fondere i campi vitali, accelerare i flussi di energia, consentire agli individui di compiere balzi nell'infinità di mutamenti, diventa orrore, ossessione, violenza, sofferenza. Dice sempre Guiducci a proposito delle reazioni alle repressioni sessuali. La più feroce di queste fu una certa ragazza Raimonda, camusa decenne, torva e aggressiva. C'era in lei una tale volontà di stupro che non poteva essere mai lasciata sola in una stanza. I genitori stavano in perenne agguato dietro le porte. A 7 anni l'avevano scoperta mentre si masturbava con una matita.
Da allora, man mano che glielo fu negato, la sua clandestina caccia fallica si esasperò. La cupidigia per i più incredibili oggetti appuntiti divenne insaziabile e grottesca. Dalla casa furono fatte sparire matite, penne stilografiche e quant'altro potesse eccitare la sua fantasia e il suo istinto. Distruggere lo sviluppo normale della sessualità, pur di giungere al controllo della persona, condendone la ragione di fantasmi, come quello dell'angelo custode, al fine di colpevolizzare l'individuo nei suoi gesti e nei suoi piaceri. Questo distrugge il sognare, in quanto il sogno è impegnato nella sopravvivenza del quotidiano. I sogni come messaggi per liberarsi dalle fobie sessuali che i cattolici hanno imposto nei riguardi dei bambini hanno fatto la fortuna della psicanalisi in questo secolo. Gli esempi che potremmo trarre sono moltissimi, a migliaia. Ma ne tratterò uno solo che permette di costruire una relazione diretta fra libido repressa e articolazione dei passaggi del sognare interpretati da uno dei massimi psicanalisti di questo secolo, William Reich, nel suo Genitalità. Ho sognato una torre con mattoni grezzi, che aveva una piccola sporgenza nel muro, di modo che ci si poteva tenere attaccati anche con i piedi. Vi salì all'esterno, tutto attorno. Quando mi mancava solo un pezzetto, si staccò il mattone a cui mi aggrappavo con la mano sinistra ed ebbi una grande paura. Che cosa tremenda trovarsi tanto in alto, se perdo la presa sono morta. Allora preferisco tornare indietro, per il resto del cammino, e per me è come se lei potesse vedermi. Voglio dimostrarle che ho coraggio, ma sono contenta che all'improvviso mio marito sia là, che avanza davanti a me. Se mio marito non vola giù, voglio salire in fretta e lei vedrà come sono coraggiosa. Mio marito salta giù, ma io non ho il coraggio di farlo. Questo è il racconto del sogno fatto da una paziente in psicanalisi. Vediamo adesso l'interpretazione reichiana. Esaminiamo ora gli elementi del nostro argomento. La piccola sporgenza sul muro è la clitoride. La paziente gira salendo tutto attorno, cioè vicino alla clitoride, verso l'alto, e si accerca la masturbazione vaginale. Nonostante le affermazioni opposte, certi comportamenti della paziente avevano dimostrato che l'angoscia della masturbazione non era ancora superata del tutto, cioè riusciva già a parlarne con calma della masturbazione che aveva praticato dalla pubertà fino a quando si era ammalata e che aveva nascosto per tanto tempo. Ma la spaventava il pensiero di poterlo fare ancora. Questo era segno non dell'eliminazione, ma della rimozione del desiderio attuale di masturbarsi. Poiché a questo proposito da tempo non avveniva nulla, sebbene ci fossero molte prove che la paziente lottava contro attuali desideri di masturbazione, un giorno le dissi che non potevo prestar fede alla sua affermazione di essere convinta che la masturbazione non era pericolosa e di non temere più nulla, perché sicuramente se avesse avuto un desiderio conscio di questo genere non si sarebbe negata la masturbazione. Lei insisteva di non avere più né questi desideri né l'angoscia e nella seduta successiva raccontò il sogno. Il mattone si stacca quando lei si trova in alto, cioè prima dell'avvento dell'orgasmo, quando mi manca solo un pezzetto. Ha paura di cadere e di ammazzarsi. La paziente era entrata in analisi per l'angoscia di morire di tubercolosi e durante la pubertà gli era venuta l'idea che con la masturbazione, in particolare con l'orgasmo, avrebbe potuto ammalarsi di petto. Voleva dimostrarmi che aveva il coraggio di masturbarsi, ma è contenta che arrivi suo marito insieme con cui salire, cioè avere rapporti. A quest'epoca di solito l'eccitazione durante l'atto si interrompeva sempre, quando suo marito arrivava all'orgasmo, se mio marito non vola giù. Ma non arrivava al soddisfacimento nemmeno quando il marito durava a lungo. Aveva paura proprio dell'orgasmo che rappresentava come cadere in basso. Una volta, quando durante la masturbazione provò una sensazione simile all'orgasmo, credette di dover morire. Un'altra paziente che con l'analisi aveva perso quasi completamente la sua frigidità e solo di rado era impotente all'orgasmo, mi raccontò in seguito che in questo caso le sembrava di continuare a scendere e non osava saltare giù. E questa è l'analisi reichiana. Il condizionamento sessuale come arma per distruggere il sognare ed indirizzarlo in una forma di pura sopravvivenza. Questi incubi sono apparsi nei sogni dei ragazzi sottoposti alla coercizione sessuale cristiana. Quanta autocolpevolizzazione sotto forma di demoni tentatori sono apparsi nei loro sogni.
E tutto questo per la semina dell'orrore operata dai cattolici nel tentativo di distruggere il sognare degli individui. È da rilevare come dai lavori di psicanalisi degli analisti della prima metà del secolo al lavoro, di oggi i contenuti siano molto cambiati. Ma il cambio dei contenuti è una questione sociale. Infatti la repressione sessuale di inizio secolo è stata in buona parte sconfitta dalla liberazione sessuale di sessantottesca memoria e consolidata nel tempo proprio per l'intervento di un comando sociale che intendeva cavalcare quella liberazione dei costumi al fine di allargare la base di ricchezza e di consumo del paese. Pertanto, i contenuti e la quantità di persone che subiscono la repressione sessuale si è modificato. In questo momento culturale si impone la grande guerra del cattolicesimo contro il sognare. Non a caso il movimento della New Age viene sostenuto da tutta una serie di cultori che interpretano il sogno all'interno di un proprio modus operandi, il cui risultato finale è comunque determinare dei credi diversi da quelli cattolici. Questo modo di fare costringe la Chiesa cattolica a dare battaglia per dimostrare che in fondo il sogno è solo sogno, espressione del desiderio inconscio, dimenticando come la sua dottrina nasca proprio dai sogni che i suoi pseudoprofeti hanno fatto e delle allucinazioni che hanno dato. Negare il sognare come elemento di espansione dell'individuo significa negare la base dottrinale del cattolicesimo, ma è da molto tempo che i cattolici hanno abbandonato ogni forma di logica per dedicarsi esclusivamente alla pratica dello stupro nei confronti degli esseri umani. Veniamo ora al secondo elemento attraverso il quale il cattolicesimo ha teso a distruggere il sognare degli esseri umani, la fatica del lavoro. Ingabbiare gli individui, incatenarli, costringerli a svolgere lavori bestiali, sì che venga distrutta la pratica del sognare. Il sonno e il sogno che vi partecipa riescono a malapena a rilassare l'individuo, che tuttavia è costretto a brevi sonni e sogni smozzicati per soddisfare la paura della sopravvivenza. La fatica del lavoro, imposta attraverso la violenza della sussistenza soggettiva, è l'arma con la quale il cattolicesimo distrugge il divenire umano e la sua percezione del sognare. Tratteremo solo pochi brani che non solo ci consentono di comprendere come il cattolicesimo attraverso il crogiolo del male abbia distrutto la costruzione del divenire umano, stuprando sistematicamente il divenire dei bambini e per conseguenza il sistema sociale di cui erano espressione, ma attraverso l'orrore della fatica del lavoro necessario ed imposto abbia segato le basi sulle quali costruire il sognare. Non esiste pratica del sognare laddove l'orrore della sopravvivenza permea l'esistenza degli esseri umani. Di John Boswell, dall'abbandono dei bambini nell'Europa occidentale, leggiamo: le classi più povere continuavano ad abbandonare i figli in gran numero, a servizio presso le famiglie più ricche. Tra i servi registrati nel catasto fiorentino del 1427, il censimento più accurato dell'Europa premoderna, più della metà avevano meno di 12 anni, in un'economia che era sempre più basata sul denaro. I genitori poveri vendevano i servigi dei figli ai più ricchi, con una sistemazione che, se non costituiva schiavitù in senso tecnico, certo non se ne discostava troppo e aveva del resto dei precedenti nella tarda antichità. Come in passato le famiglie abbandonavano i figli a causa della povertà, dell'illegittimità, della deformità o della salute malferma dei bambini, e per la costante insistenza della Chiesa sul fatto che le deformità erano conseguenza dell'intemperanza dei genitori. E ancora poco più avanti, è databile attorno al 1492, dopo il racconto del travaglio degli ebrei cacciati dalla Spagna, abbiamo: simili orrori non erano certo tipici, ma la transizione dal tardo Medioevo all'Europa premoderna fu incredibilmente travagliata e violenta, e molti strati della società, soprattutto quelli che si trovavano a livello più basso, soffrivano in modo davvero pietoso. Gli schiavi bambini erano particolarmente frequenti nell'Europa meridionale, i cui centri relativamente ricchi assorbivano gran parte della merce umana venduta nei mercati dei Balcani e del Nord Africa. Un terzo degli schiavi venduti in Sicilia, Napoli e Venezia aveva meno di 13 anni. Nota d'Aram in Somme Tribal Origins rileva che ragusani, dalmati e serbi vendevano i figli alle famiglie più ricche ancora nel XX secolo.
I bambini venivano ufficialmente adottati, ma talvolta essi andavano a finire a Istanbul e spesso venivano violentati dai padri e dai fratelli adottivi. Quello dei bambini in condizioni servili provenienti da terre pagane era uno spettacolo consueto nella casa dei ricchi, che tra l'altro forniva agli europei, che si trovavano in una situazione simile, l'opportuna copertura per vendere o sistemare i figli in modo analogo. Talvolta i bambini erano costretti a prostituirsi, come era accaduto ai loro predecessori in tempi più antichi. I figli degli schiavi venivano spesso abbandonati e quindi potevano essere raccolti e venduti, anche se un destino migliore o peggiore poteva attenderli nel caso che fossero stati accolti negli ospizi per trovatelli. Quelli allevati nelle case, assai raramente, erano considerati di condizione libera. Ora, se non bastasse, saltiamo qualche secolo e vediamo cosa accade nel mondo del lavoro minorile nel XIX secolo e dintorni. Dalla storia dei poveri in Occidente di Vincenzo Paglia. Nella seconda metà del XVII secolo, iniziando dall'Inghilterra, ci si avviava, in modo graduale ma irreversibile, da questo tipo di protoindustria fondata sull'economia familiare, al sistema delle fabbriche, caratterizzato dalla concentrazione della manodopera e dalla meccanizzazione del lavoro. Sorgeva così una nuova classe operaia, un processo a dire il vero piuttosto lento se si considera che ancora nel 1850 il numero totale di operai nelle fabbriche ammontava a non più del 5% in Inghilterra, 4% in Belgio, 3% in Francia e a meno del 2% in Svizzera e in Prussia, e che lo stesso sistema del lavoro a domicilio ha resistito per molto tempo. Gli imprenditori ricorrevano con grande frequenza allo sfruttamento delle donne e dei bambini. Alla fine del Settecento, nell'industria del cotone della città di Grand, la manodopera era costituita per il 70% da donne e bambini di età fra i 6 e i 16 anni. Si parla di assalto agli orfanotrofi e ospizi di mendicità da parte degli imprenditori per raccogliere la materia prima meno costosa sul mercato. Ripeto, se non avete capito, si tratta di assalto agli orfanotrofi o ospizi di mendicità da parte degli imprenditori per raccogliere la materia prima meno costosa sul mercato. Ad Anversa, dopo la riorganizzazione dell'assistenza 1799, non meno di 18 imprenditori tessili si rivolsero a questo ufficio per richiedere manodopera. Immediatamente 400 poveri dovettero mettersi a disposizione dei produttori. Tali provvedimenti, peraltro, man mano che il processo di industrializzazione richiedeva operai qualificati, divennero inutili. E per comprendere la necessità della miseria da parte della Chiesa Cattolica, leggiamo sempre dello stesso libro. Tipica fu all'inizio dell'Ottocento l'opposizione delle gerarchie ecclesiastiche al cosiddetto soccorso legale. Si trattava di creare, attraverso un intervento organico dello Stato, finanziando con la riscossione di un'apposita tassa, degli istituti di previdenza e assistenza, capaci di rimediare alle più evidenti piaghe di pauperismo operaio. I vescovi affermavano che la trasformazione dell'elemosina in un diritto esigibile implicava l'impossibilità per il ricco generoso di acquistarsi il paradiso e al contempo privava il povero, che avrebbe dovuto accettare con rassegnazione la sua condizione, di guadagnarsi attraverso questa via la salvezza. Era del resto convinzione comune che la diseguaglianza sociale fosse voluta da Dio. Si arrivò a parlare di ineguaglianza ineluttabile. È esemplare una predica tenuta nel 1827 dall'abate Robinot. La società presuppone necessariamente la disuguaglianza delle condizioni e delle fortune. Se supponete tutti gli uomini uguali, non ci saranno più legami fra di loro, non ci sarà più né ordine né subordinazione né autorità né dipendenza. Questa legge della disuguaglianza delle fortune, che ferisce l'orgoglio e irrita la cupidugia di certuni, è dunque nell'interesse della società, così come nei disegni di Dio. Perché è Dio che fa il povero e il ricco, Dio che abbassa ed eleva, Dio che senza nulla abbandonare al caso, assegna a ciascuno il ruolo che ritiene opportuno, occupi la posizione che deve conservare, la funzione che deve svolgere nel corpo di cui è membro.
secondo questa visione che portava la Chiesa ad opporsi ad ogni tentativo di rovesciamento della struttura sociale, diventava logico che i poveri dovessero rassegnarsi alla loro condizione. La rassegnazione, anzi, divenne la virtù principe dei poveri, rafforzando nella comune convinzione dei cattolici la confusione tra riforma sociale, sovvertimento totale della società e della religione stessa. Quanto vi abbiamo descritto appartiene ad un arco di tempo di numerosi secoli, con tutto quanto lo precede, atteso a distruggere la formazione del corpo luminoso dell'individuo attraverso un'assoluta sottomissione come elemento fondamentale del proprio essere sociale. Abbiamo detto che la formazione del corpo luminoso nell'individuo non avviene nel sognare, ma viene prodotta dalle tensioni quotidiane e dalla relazione che con queste costruisce il soggetto. Ma il soggetto non è lasciato a nessuna scelta, egli deve essere sottomesso e nessun diritto oggettivo può rivendicare. Non esistono diritti oggettivi, non esistendo diritti oggettivi, è alla mercé di ogni soggettività che ha lo scopo di distruggere il suo divenire. La Chiesa Cattolica, come maggiore fautrice del crogiolo del male, ha il compito di distruggere ogni soffio sociale che tende a limitare la drammaticità dell'esistenza nel quotidiano. Deve impedire che gli esseri umani abbiano una qualche forma di diritto oggettivo da rivendicare anche nei suoi confronti. Per un Wojtyla oggi o il suo successore o ad ogni altro predecessore, gli esseri umani sono solo bestiame. Non devono cavalcare nell'infinito dei mutamenti e dunque non devono percepire l'espressione dello sviluppo del corpo luminoso attraverso le vicissitudini del loro sognare. La schiavitù del lavoro, di cui la Chiesa Cattolica si è fatta garante, esaltando la sottomissione e la rassegnazione, altro non è che un atto di magia nera, il cui scopo è la distruzione del divenire degli individui, mettendoli in ginocchio davanti al pazzo di Nazareth, in cui essi si identificano, e del macellaio di Sodoma e Gomorra, di cui essa ne imita le gesta. È di questi giorni una notizia di fonte giornalistica che sta ad indicare come la necessità nei cattolici di distruggere il divenire umano è attuale e in costante esecuzione. Il loro obiettivo è impedire la costruzione del corpo luminoso stuprando il divenire dei bambini e leggiamo dalla Repubblica del 12 luglio 1998. Il vescovo Charles Graham, responsabile della diocesi, ha emesso un comunicato di scusa alle vittime e scritto una lettera che verrà letta oggi alla messa domenicale in tutte le parrocchie. Gli abusi sessuali commessi da Koss sono proseguiti nell'arco di 11 anni e il prete è stato esonerato dai suoi doveri pastorali solo nel 1992, anni dopo che anche altri sacerdoti, suoi collaboratori, avevano denunciato il suo comportamento alle autorità ecclesiastiche. Il problema delle molestie sessuali da parte di sacerdoti è particolarmente scottante negli Stati Uniti, dove oltre 200 preti, riferisce il Washington Post, hanno scontato pene detentive per simili vicende a partire dagli anni Ottanta. A difesa delle vittime si sono costituite associazioni come l'Incup, guidata da un ex prete, Tom Economus. La distruzione del sognare avviene attraverso due direttrici fondamentali, la repressione sessuale e la schiavitù del lavoro. Negli ultimi secoli assistiamo a un ridimensionamento dell'uno e dell'altro. Anche se la schiavitù salariale è ancora in atto, come in atto sono tutti i tentativi di manipolazione sessuale degli individui, esistono sempre un numero maggiore di individui che si affranca da questa sottomissione. L'affrancamento li mette nelle condizioni più opportune per affrontare la costruzione del proprio corpo luminoso, da cui il sognare diventa elemento importante della propria esistenza. I cattolici si pongono il problema di come affrontare i sognatori. Ricordiamo come tutta la psicoanalisi abbia fallito davanti alle fobie sessuali che i preti rivendicavano come atti di fede. Atto di fede che produce la fobia sessuale e che non può essere rimossa, in quanto per rimuovere la fobia sessuale deve essere rimosso il fare che la loro fede impone. I cattolici devono distruggere il concetto di sognare, dimostrando che questo non ha nulla di magico. Peccato che essi siano estranei a sognare, in quanto la loro fede distrugge sistematicamente la possibilità della costruzione
del corpo luminoso e pertanto per loro il sogno è sempre o incubo o comunque legato alla loro ragione. Ricordo che non prendo telefonate finché non ho finito e ne avrò fino almeno alle 16 oggi. Estranei al sognare, non sono in grado di comprendere come i sognatori possono sviluppare il loro sognare senza che essi, che si pensano creati ad immagine e somiglianza di un dio pazzo, possano fare altrettanto. Ma la vita è un atto di costruzione della propria esistenza. Se non si sono costruite le relazioni fra l'essere umano e il mondo circostante, non può esistere la formazione del corpo luminoso e per conseguenza il sognare altro non è che espressione di sopravvivenza della ragione. Ancora i preti possono confidare soltanto su chi è uguale a loro stessi, cioè con chi ha distrutto la possibilità di costruire se stessi e per conseguenza di svilupparsi. Il sognare di costui sarà solo uguale a loro e costui confermerà quanto loro sostengono. Ma gli esseri umani che hanno sviluppato attraverso le loro scelte il loro corpo luminoso continueranno a sentire il sognare come un qualcosa di importante da curare e seguire per quanto possibile, anche senza abbandonarsi totalmente ad esso. Di questo attacco se ne ha notizia dal giornale La Repubblica del 26 giugno 1998. A proposito del convegno di Rimini di Comunione e Liberazione, uno dei bracci operativi della CEI, dice a questo convegno: molti intellettuali chiamati a dire la loro sul sogno, dal Nobel Dulbecco al sociologo Francesco Alberoni, al teologo Angelo Scola, allo storico Leonid Lux, alla saggista Irina Alberti, al giurista Francesco Gentile. Liberarsi dalla struttura coercitiva nel quotidiano è costruire la propria arte del sognare. Non esiste la possibilità di costruire se stessi quando si vive nella merda. È necessario costruire delle condizioni di vita ottimali per l'intera struttura sociale al fine di costruire se stessi. Quando nostro nonno uscì dal brodo primordiale e l'atmosfera non era adatta allo sviluppo delle forme di vita come noi oggi le conosciamo, nostro nonno, con tutti i nonni degli esseri della natura, modificarono l'atmosfera. Fu un'impresa immane. Perché dunque offendere quell'impresa e non modificare le condizioni di vita migliorandole? E siano i sognatori a farlo, siano i sognatori i guardiani del futuro. E questo è il sognare nel crogiolo del male. Nella prossima volta, per l'ultima trasmissione del crogiolo del male, vi leggerò chiamare le cose col loro vero nome. Ed ora 2 secondi di musica e poi vado avanti altri 20 minuti a parlare circa di articoli sui giornali che sono importantissimi in questo periodo. Datemi solo 2 minuti che vado a sciacquarmi un attimino la bocca, grazie. Eccomi qui, grazie per l'attesa. Dopo di me c'è Carmelo che sostituirà Mario e sostituirà altri. Allora, vi ho detto allora il sognare nel crogiolo dello stregone, nel crogiolo del male. E niente, questa è la lezione, l'argomento di oggi. Siamo arrivati alla penultima trasmissione del crogiolo del male. La prossima trasmissione sarà l'ultima trasmissione del crogiolo del male e l'ultima trasmissione del crogiolo dello stregone ai quattro canti del mondo. Dopodiché proseguirò sia con notizie di rassegna stampa, cioè quali sono le condizioni e le posizioni della stregoneria del paganesimo politeista in base alle notizie di rassegna stampa, e proseguirò riprendendo quella conferenza che avevamo tenuta all'inizio, che ci permette di tracciare un quadro generale di quello che è la magia, la stregoneria del paganesimo, prendendo un argomento alla volta, discutendo un argomento per trasmissione. Allora, la prima notizia che è assolutamente rivoluzionaria, ed è una sentenza della Corte di Cassazione, è non la sentenza in se stessa, ma la motivazione della sentenza, in riferimento a un processo che è andato avanti circa 10 anni, 11 anni, dove un tale Don Gumiero, che faceva parte del GRIS di Treviso, insieme all'avvocato Faraon, insieme a tutta quella gentaglia, cioè la stessa gentaglia che sta tentando di saccheggiare l'intero tessuto sociale, impedendo la discussione, impedendo il dibattito, impedendo alle persone di affermare se stesse. E niente, questi personaggi cos'è che hanno fatto? Hanno scritto un articolo, avevano scritto un articolo sul loro giornaletto della parrocchia di San Donà, nella quale affermavano che i testimoni di Geova erano una setta pseudo-religiosa,
mezzo di distruzione della famiglia. I testimoni di Geova naturalmente si sono arrabbiati e li hanno querelati. Perché i testimoni di Geova non sono un mezzo di distruzione della famiglia? Perché la famiglia non è fatta di ruoli, non è fatta di possesso, non è fatta di dipendenze, ma è fatta di persone. E una persona può decidere di scegliere il suo credo, scegliere le sue relazioni e non deve essere obbligata da nient'altro se non da quello che lei ha dentro, se non dalle sue passioni, dai suoi desideri, dalle sue emozioni, dal suo sentire, dal suo modo di amare, dal suo modo di odiare. Cioè, questo determina i ruoli. Le persone non sono proprietà privata, non sono bestiame di un gregge. Ebbene, siccome Gumiero e Faraone e tutti gli stati pensano che le persone siano solo bestiame di un gregge, chiaramente la famiglia è un gregge da portare al pascolo, da portare al macello. Loro hanno detto che siccome i testimoni di Geova, diffondendo la loro fede, alcune famiglie si spaccano, alcuni figli vanno via, alcuni mariti vanno via, alcune mogli vanno via, loro sono sono un mezzo per distruzione della famiglia. In realtà non è vero. Anzi, penso che fra i testimoni di Geova proprio la famiglia in senso cristiano, la famiglia dei ruoli, cioè, sia molto forte, però i testimoni di Geova vanno a intaccare quella che è una componente fondamentale del cattolicesimo, cioè praticamente la credenza in Dio. Vanno a attaccare un tipo di personale che ha una richiesta particolare di devozione in Dio. Ed è una devozione in Dio che viene coltivata dai cattolici stessi. Cioè i cattolici, educando i loro figli, li portano a questo, solo che dopo non soddisfano questo, cioè non soddisfano il bisogno che hanno costruito in alcuni figli, e questi figli si vanno a cercare un altro. Cioè, un figlio può diventare grande e avere la sua indipendenza, ma può anche diventare grande e scegliersi lui il Dio davanti al quale mettersi in ginocchio, la setta alla quale appartenere, sia cattolici che testimoni di Geova. Questo né a Gomiero né a Faraone gli è entrato in testa e naturalmente i testimoni di Geova gli hanno fatto causa. Sono stati condannati in primo grado o sono stati condannati in secondo grado e sono arrivati alla Cassazione, cioè Gomiero e Faraone hanno ricorso fino alla Cassazione. L'ultimo grado di giudizio. Inizialmente è venuta fuori una notizia, vi ricordate, il 10 ottobre 1997, in cui si diceva che la Cassazione annulla la sentenza di condanna della Corte d'Appello per, attenzione, per avvenuta prescrizione. Cosa vuol dire annullare una condanna per avvenuta prescrizione? Ogni condanna deve essere fatta in un determinato tempo, cioè una condanna per diffamazione dopo 3 anni non puoi più portare avanti la condanna, mentre invece una condanna per omicidio credo che siano 20 anni prima che scada in prescrizione, una condanna per danneggiamento credo che siano 5 anni perché scada in prescrizione, cioè adesso non so i tempi esatti, però ci sono dei tempi, cioè non puoi processare chiunque all'infinito dal punto di vista giuridico, salvo che per i delitti contro l'umanità. I delitti contro l'umanità non cadono mai in prescrizione. Però cosa ha fatto la Cassazione? Ha detto sì, la sentenza viene annullata perché scade in prescrizione. Però c'è il quesito da rispondere, c'è da rispondere a Faraone e Gumiero diffamati testimoni di Geova. E la Cassazione emette questa sentenza. I cattolici rispettino le altre religioni. Questo è il titolo dell'articolo, trovate sul Gazzettino del 4-12-1998. Per la Cassazione, attenzione, questo è virgolettato per cui il giornalista del Gazzettino lo ha ripreso, si ritiene che lo abbia ripreso direttamente dalla sentenza e dal momento che il Gazzettino è un giornale cristiano, lo ha ripreso sicuramente pari pari dalla sentenza. Allora. Allora, vediamo un attimino cosa dice l'articolo del Gazzettino. Per la Cassazione, il fatto che un credo religioso e i relativi principi si basino su un atto di fede, come i cattolici del resto, non solo per i testimoni di Geova, per la cui spiegazione razionale può rivelarsi difficile al pari della confutazione di una diversa credenza e di diversi dettami,
non autorizza semplicistiche verbali aggressioni prive di supporto e pertanto gratuite. Cosa significa questo? Significa che il fatto che una persona abbia un credo religioso che io non sia in grado di attaccare, cioè talmente perfetto, talmente preciso, talmente logico che io non sono in grado di attaccare, questo non autorizza me a insultarli. Io posso attaccare un'altra credenza religiosa, un altro pensiero, eccetera, purché abbia un supporto. Cioè, se io dico i cattolici, voi siete degli adoratori del macellaio Sodoma e Gomorra, io ho un supporto, perché sulla Bibbia che usano i cattolici c'è scritto che il loro Dio ha massacrato gli abitanti di Sodoma e di Gomorra. Pertanto, i cattolici sono degli adoratori del macellaio Sodoma e Gomorra. Quando io dico i cattolici adorano il pazzo di Nazareth, io ho dei supporti, perché esistono almeno 10 passi dei Vangeli in cui si dice che loro Gesù è un povero pazzo, cioè vengo dalle nuvole, vi sbatto di qua, siedo alla destra del Dio, cioè è un povero pazzo. Per cui io ho supporti dottrinali per dimostrare quanto dico. Però nessuno può dire a me che io ho delle cose diverse da quelle che io affermo. Cioè, se qualcuno vuole attaccarmi, mi attacca sulle mie cose, non sul fatto: ah, ma anche i pagani aztechi facevano quello. Quella è una cazzata, quello è una pura semplice invenzione. Tu attacchi me sulla mia struttura religiosa, non su quello che tu pensi che io sia o che voglia fare. Questo è privo di supporto, questo è insulto, questo è denigrazione, questo è denigrare. Dice ancora la Cassazione, rileva che non fa venir meno il reato di diffamazione il fatto che le frasi del Pharaon siano comparse su una pubblicazione di scarsa diffusione e destinata ai parrocchiani della chiesa di Saint-Donat. Cioè, il fatto che li abbia sentito in poca gente gli suoi insulti non fa venir meno il fatto, è gravissimo il fatto. E dice ancora: infatti, la diffamazione non viene meno con riguardo al carattere più o meno ampio della diffusione. E ancora la Cassazione dice che il fatto stesso che e per il cattolico che ha diffamato un'altra religione a nulla vale richiamarsi alle norme concordatarie che assicurano al clero e ai fedeli della Chiesa di Roma la piena libertà di manifestazione del pensiero, perché sul concordato prevale la Costituzione. Pertanto, tutti quelli che hanno voluto impedirci di parlare, che hanno voluto impedirci di esprimere il pensiero, che ci hanno detto delle intenzioni che noi avevamo, eccetera, facevano della diffamazione giuridica. Mentre quello che noi facevamo, quello che noi diciamo rispetto ai cattolici, rispetto alle religioni rivelate, è supportato più che a sufficienza, più che abbondantemente da dati e da considerazioni di fatto. Per cui non può essere considerato un insulto. Se i cattolici si sentono insultati, è perché loro hanno la coda di paglia come persone. Loro sanno quello che diciamo è vero e non sanno farsene una ragione. E anziché dire qui c'è qualcosa nella mia fede che non va, preferisco insultare te, preferisco metterti sul rogo, preferisco metterti in un campo di sterminio, purché io mantenga il diritto di mettermi in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra o al pazzo di Nazareth. Per cui il nostro comportamento è perfettamente in linea con la sentenza della Corte di Cassazione. Questa sentenza della Corte di Cassazione io l'ho fotocopiata, ne ho lasciate 60 copie qui in radio e la spedirò a tutti quelli, a livello nazionale, tutti gli indirizzi che avrò di persone che fanno movimento religioso, movimento spiritico, di qualsiasi tipo esso sia. Perché anche se quel movimento è in contrasto con i miei principi, anche se quel movimento dovesse tentare di sradicarmi, di farmi fuori, eccetera, comunque, il peggior nemico in questo momento che esista è la Chiesa Cattolica e le sue infamità. Questo deve essere chiaro. Pertanto io mi sono impegnato di mandare a livello nazionale, a tutti gli indirizzi possibili e immaginabili, fotocopia di questa sentenza, affinché ricordatevi sempre che ogni persona che fa delle azioni e fa riferimento a una sentenza di Cassazione, le sue azioni sono giuridicamente valide finché rispettano i dettami e gli indirizzi di quella sentenza. Perché le sentenze della Corte di Cassazione, salvo l'emissione di sentenze di Corte di Cassazione contrarie, fanno testo giuridico. Eh? Sono
soltanto quando c'è la presenza di più sentenze che hanno valore un attimo diverso, allora c'è la Cassazione delibera a Camere riunite e dà l'autentica interpretazione. Però fino a prova contraria, una sentenza della Corte di Cassazione ci si può sempre appellare come interpretazione corretta delle leggi e dei comportamenti. Per questo motivo io le manderò a livello nazionale a tutti i gruppi e a tutte le persone che praticano la religione. Detto questo, ancora qualche minuto, e qui abbiamo dal Gazzettino del 24/11/1998 La generazione rubata. Un terribile pifferraio magico ha abbattuto palmo a palmo l'Australia per un secolo e mezzo, strappando ai padri, alle madri, ai fratelli oltre 100.000 bambini, non solo di 130.000 deportati dall'Inghilterra, È la Stolen Generation degli aborigeni, la generazione rubata, ora hanno 50, 60, 70 anni. In un video continuamente ritrasmesso in un angolo dell'Australia, Museum di Sydney, ricordano dolenti il momento tragico dello strappo, le lacrime dei genitori e dei fratelli, i lunghi anni di prigionia in orfanotrofio in una missione in una famiglia di bianchi. Il furto dei bambini è solo una delle innumerevoli brutalità perpetrate dagli europei colonizzatori nei confronti delle popolazioni indigene d'Australia. Il pifferaio, attenzione, ha assunto per decenni le sembianze rassicuranti di un pastore anglicano, di un funzionario governativo, di una suora cattolica. Tali strumenti e complici di una campagna che ha cercato a lungo di impedire, attraverso la divisione delle famiglie, la trasmissione della lingua, delle tradizioni e dei valori del mondo aborigeno. 100.000 persone strappate, e i cattolici hanno sempre strappato i figli ai bambini. Già Re Caredo, uno dei re spagnoli, quando passò dall'arianismo al cattolicesimo, per ingraziarsi il Papa di Roma, e siamo credo nel 5-600 dopo Cristo, strappa i bambini ebrei alle loro famiglie per farli educare in famiglie cristiane. Naturalmente le famiglie cristiane, come gli aborigeni, fanno i servi, i schiavi, i frustati, eccetera. Ed è tanto vero questo che siano stati violentati, frustati, bastonati, eccetera. Adesso dice un'inviata, Muriel Cadol, che è un'assistente sociale aborigena, dice: i nostri bambini, dice Muriel, che costituiscono il 2% della popolazione infantile, sono ben il 6% degli ammalati rispetto alla media, sono largamente superiori gli abusi in famiglia, più del 26%, i ricorsi alla giustizia minorile, più del 21%, e gli arresti, più del 26%, è il risultato dei soprusi e delle violenze patiti dai genitori, aggiungo io, ad opera dei cristiani e dei cattolici in particolare. Altri 100.000. Poi arriviamo a sommare i milioni, milioni, milioni delle stragi e degli omicidi fatti dai cattolici per distruggere la relazione fra l'essere umano e il mondo circostante. Questo è il vero orrore, questo è l'infamia del cattolicesimo. L'infamia del cattolicesimo è quella di distruggere la relazione fra l'essere umano e il mondo in cui vive per poter costruire miseria. Ma andiamo un attimino più avanti. E cosa ci abbiamo qui? Abbiamo un bellissimo articolo dove compare anche la Teresa di Calcutta, la macellaia dell'India. E l'articolo della Repubblica del 28/11/1998. Cosa c'entra la Teresa di Calcutta? Dice il titolo dell'articolo: la carità dei ricchi fa male ai poveri. E va avanti in pratica a dire che la carità è proprio un modo per distruggere la capacità dei poveri per costruirsi, e parla di un libro, Il banchiere dei poveri, edito da Feltrinelli, e parla del professore Junus e i suoi studenti che, abituati nelle lezioni dell'università a ragionare in termini di miliardi, toccarono con mano che lì nel Bangladesh, sotto i loro occhi, la vita e la morte si giocava sui centesimi. Dice praticamente: tutto incominciò con una serie reiterata di visite del professor Yunus alle case più povere dei villaggi del Bangladesh per vedere con i suoi studenti se si poteva portare direttamente qualche beneficio. È suo il bambù che usa per lavorare? Chiede il professore a una donna.
No, lo compro per 5 tacca, equivalente a 22 centesimi di dollaro. Dai al rivenditore a cui rivendo gli sgabelli a fine giornata e così ripago il debito e quel che rimane è il mio profitto. A quando lo rivende gli sgabelli? 5 tacca e 5 paisa. Così il suo guadagno è di 5 paisa. La donna confermò, con un cenno del capo, il guadagno della giornata ammontava in tutto a 2 centesimi di dollaro. Farsi prestare il denaro per comprare il materiale è impossibile, perché quelli che lo prestano vogliono il 10% di interessi a settimana. Se poi si usa la terra come garanzia, questa viene messa a disposizione del creditore che ne gode il diritto di proprietà, sancito da documenti ufficiali, fino alla restituzione totale della somma. Per rendere più difficile la restituzione del debito, il creditore rifiuta pagamenti parziali, alla fine la terra è sua. Cosa fa il professor Junus? Incaricò una sua studentessa di compilare un elenco di donne che ricorrevano ai prestiti dei commercianti, vedendosi così espropriate del futuro del loro lavoro, e dopo una settimana era pronto un elenco di 42 nomi di persone per un prestito totale di 856 tacca, che è un equivalente di 27 dollari, meno di 50.000 lire se vi interessa, no? Dunque, 42 famiglie erano ridotte alla fame per la misera cifra di 27 dollari, meno di 50.000 lire. Nacque così la banca del microcredito, concesso senza garanzie a donne che disponevano solo della loro capacità di lavorare e della loro parola di restituire a un basso tasso di interesse quando avessero avuto un buon margine di profitto. La strada è stata lunga e tortuosa, ma oggi la banca dei poveri è presente fin nei villaggi più sperduti del Bangladesh, tra le capanne d'argilla della Tanzania, nei ghetti di Chicago, nelle isole povere delle Filippine e della Lofoten, al circolo polare artico, fra le remote comunità montane dell'Ecuador e del Nepal e di molte altre parti del mondo. La banca dei poveri rifiuta il denaro della Banca Mondiale e del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo perché a causa della tortuosità delle procedure, dopo 5 anni di ricognizioni e di indagini da parte degli esperti, la somma destinata ad esempio nel 1993 alle Filippine si volatilizzò in biglietti aerei, ricevimenti alle ambasciate, costi alberghieri e non un centesimo giunse alle famiglie povere del luogo. Praticamente in tutto quanto questo discorso sono stati bastati 27 dollari per far vivere decorosamente 42 famiglie. Cioè, pensateci un attimino. E i cattolici stanno razzolando miliardi e miliardi, centinaia di miliardi con la scusa del aiutare la povertà e lo fanno soltanto per alimentare la miseria. La miseria continua ad accumularsi. Pertanto, state un po' a pensare come sta la truffa, come agisce la truffa, come le persone vengono truffate. E questo articolo lo trovate, è del 28 novembre 1998 dalla Repubblica. E lo trovate dalla Repubblica. L'ultimo che mi interessava di parlare è una scoperta economista della Eora Finanza New Age. È un articolo che trovate sull'Espresso del 3 dicembre 1998. Sull'Espresso del 3 dicembre 1998 e ora la finanza New Age. Che cos'è questo discorso della finanza New Age? È una cazzata in realtà. Però elenca 10 punti di comportamento nella situazione economica attuale che sono un po' presi dall'arte dell'agguato della stregoneria. Il primo punto è non andare in pensione. Cosa vuol dire? Cosa significa? No, ricordate che viene dall'America sta roba, non è italiana, per cui con un sistema sociale diverso. Cioè, porsi nelle condizioni di avere continuamente reddito. In Italia abbiamo gli istituti di pensione che funzionano, l'INPS, finché non li distruggono. Però porsi nelle condizioni di continuare a costruire reddito. Due, sii pronto a dimetterti. Cosa vuol dire? Vuol dire che devi essere pronto in qualsiasi momento a cambiare lavoro. Essere pronto a cambiare lavoro significa investire su se stessi. Significa che se io faccio un lavoro, il centro di quello che faccio è arricchire me stesso. Cioè devo arricchirmi di conoscenza, di consapevolezza, di sapere. Cominciamo con le telefonate, stiamo qui a questo. Pronto? Dimmi. Sono Giuseppe di Mestre. Dimmi. Ti sei dimenticato di leggere le ultime righe dell'articolo. Sì. Quello di Repubblica del 10 Che dicembre, dice? del 28 Sì, che novembre. dice?